un'esilarante soddisfazione che riconduco alla vostra simpatica cittadina la mia compagnia. Voglio ora presentarvi gli attori più valenti delle città rivierasche. Miss Ellie May Shipley. Gentili signore e signori, è con la mia più grande gioia che ritorno ad offrire questo spettacolo per la delizia e il piacere di questa vostra bella comunità. E ora, caro pubblico, voglio presentarvi alcuni tra i più grandi artisti della costa. Miss Ellie May Shipley! No, no, noi non potremmo essere nessuno di questi personaggi. Non siamo stati presentati. Questo ha poca importanza, facendo finta. Ma io... già, forse è così. Quindi noi potremmo far finta che sia amore a prima vista. Ma tornando alla realtà, noi non potremmo essere nessuno di questi personaggi. Non ci siamo neanche presentati. Questo non conta nulla in teatro. Almeno credo. Beh, io... suppongo che abbiate ragione. Voi ed io potremmo ugualmente recitare una scena d'amore. Devo farlo, Julie. Devo rompergli le ossa. No, caro, è passata ora. Lascia stare. Non corriamo rischi in questa città. Oh, mascalzone. Vigliacco. Non posso restare calmo sapendo che lui è a bordo. Avanti. Lo devo fare. Lo devo ammazzare, quel bestione. No, tesoro. Tu devi lasciarlo stare. Non cerchiamo guai in questa città. C'è un vigliacco. Un coniglio. Questo battello non è abbastanza grande per tutti e due. Avanti! Come state? Cosa fate? Beh, siamo scritturati al Trocadero. Trocadero? Deputiamo a fine d'anno. Magnifico! Sono felice. Dobbiamo ancora andarci, non conosciamo il posto né i colleghi. No. Appena avremmo potuto saremmo venuti a salutarvi al... tuo padre disse che stavate all'albergo Sherman. Okay. Alloggiate qui. Cosa ci fate qui a Chicago? Beh, noi... adesso lavoriamo al Trocadero. Davvero? Oh, ragazzi, è meraviglioso. Sono felice per voi. Siamo arrivati soltanto ieri, quindi non ci siamo ancora andati. No. Ma ci hanno detto che è bellissimo, ci lavora un sacco di gente. Ellie. Ma Andy ci ha detto che abitavate allo Sherman Hotel. Cosa ci fate qui?